Buon calcio a tutti. Anche stasera siamo a raccontarvi di quello che è il mondo Genoa, un mondo Genoa che nelle ultime ore ha vissuto poco a livello di calciomercato, se vogliamo la notizia di oggi, ma si tratta soltanto di un ex rossoblù e di un nome che negli ultimi giorni era stato accostato al Genoa. Insomma, Antonelli sembra vicinissimo ad accasarsi all'Empoli di Aurelio Andreazzolli, per cui dovrebbe essere un nome che non farà più parte del corollario intorno al Genoa. Ed è resto sul calciomercato, per chiudere subito la parentesi, Ballardini oggi ha detto che la squadra c'è numericamente e anche come copertura nei vari ruoli. Ci sono una trentina di giocatori, ovviamente non ha nascosto il fatto che alcuni sono in uscita, mentre altri che fanno parte dell'attuale rosa che si sta allenando ai Signorini potrebbero restare, come andare di qui al 18, che è il giorno della chiusura del calciomercato. E poi c'è l'attualità, la strettissima attualità, che è quella relativa alla conferenza stampa di oggi, a cui eravamo presenti e che sul sito vi abbiamo raccontato, che adesso vedete scorrere in sovraimpressione mentre vi documentiamo della giornata, e la partita di domani contro il Lecce, valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Dal punto di vista della conferenza stampa, alcuni passaggi fondamentali: Ballardini ha spiegato che c'è grande orgoglio, soprattutto da parte dei nuovi giocatori arrivati quest'estate, di vestire la maglia rosso-blu. E non ha neanche nascosto il fatto che il Genoa dovrà migliorare in alcuni aspetti, che sono il possesso del pallone e, se possibile, il fatto di andare a recuperare il pallone alti per poter attaccare e per poter portare quanto più possibile il gioco nella metà campo avversario. È un gioco che viene portato nella metà campo avversaria, che dipende ovviamente dai movimenti di squadra, movimenti che ci sono, principi di gioco che Ballardini, fin dal ritiro di Neustift, ha inculcato nella nuova rosa che man mano si trovava a disposizione, principi di gioco che sono visti anche nelle amichevoli della preparazione estiva, principi di gioco che domani il Ferraris, diciamo, accoglierà. Si potranno vedere dal vivo nel impegno ufficiale. C'è curiosità sulla formazione, che è un vero e proprio rebus. Quello che c'è da dire, per sintetizzare, è che Ballardini ha sicuramente una grande disponibilità in tutti i ruoli del campo, perché ha recuperato anche Romulo e Mazzitelghi. Gli unici assenti saranno Medeiros, Romero e Sandro, oltre a Favilli squalificato. E l'altra novità, l'altro interesse è vedere chi detterà i tempi di gioco, o comunque ricoprirà la posizione al centro del campo in quella che sarà la strategia tattica che mister Ballardini deciderà di adottare. Perché l'unica vera assenza di tutta la preparazione, per motivi ovviamente fisici, è stata quella di Sandro, che era l'uomo scelto per dettare i tempi di gioco in questa squadra, nel nuovo Genoa di mister Ballardini. E Ballardini anche oggi ha affrontato la tematica parlando anche di Rolon e sottolineando che non ha le stesse caratteristiche, ma fa parte di un comparto di centrocampisti, c'è Romulo, Mazzitelghi, lo stesso Hyljemark, Bessa, che hanno tutte caratteristiche diverse, ma che hanno grande dinamicità, grande intelligenza tattica e disponibilità nell'eseguire quello che mister Ballardini chiede loro. Quindi anche lì grande abbondanza domani, difficile dire alla vigilia chi si vedrà in campo dal primo minuto, quindi c'è molta attesa anche da questo punto di vista, oltre che per il primo impegno ufficiale del Genoa. Da sottolineare in chiusura il fatto che mister Ballardini si è scusato con gli addetti ai lavori, anche noi di Buon Calcio a Tutti presenti a Sète, per l'amichevole mandata un po' a monte dall'arbitro Tual, e per il fatto di non aver commentato la partita dopo il triplice fischio. E così ha voluto inaugurare la prima conferenza stampa il tecnico rossoblù. Domani la partita, e probabilmente domani mattina, dopo il risveglio muscolare, anche quelli che saranno i convocati per la prima gara ufficiale al Ferraris. Per Buon Calcio a tutti, Alessio Semino.